Le associazioni si muovono per dare un aiuto a questa parte del territorio, ma soprattutto cercare di valorizzare un posto che è straordinario, che mantiene la storia di questo territorio, ma forse anche la storia di Pompei, e che purtroppo viene spesso dimenticato. Carmine Ferrara, parliamo di Longola. Sì, in effetti alcune associazioni, in primis Terramare 3000, che è un gruppo archeologico, Amici del Sarno, la Protezione Civile Crystal, la Sveglia, la Quercia, hanno diciamo a cuore questo posto, lo gestiscono, fanno la manutenzione, e fare la manutenzione del percorso archeofluviale di Longola non è una cosa, insomma, una passeggiata, è una bella passeggiata, ma spazzare 1,2 km di passerella, e io che l'ho fatto so che significa, insomma, è un bel lavoraccio, perché diciamo c'è questo gruppo affiatato di associazioni che gestisce con i propri fondi, con le proprie forze, con le proprie competenze questo patrimonio, diciamo, che ha una valenza duplice, una valenza di tipo archeologico innanzitutto, e quindi qua c'è un villaggio del bronzo medio, un unicum in ambito europeo, e c'erano qui tante capanne, diciamo, che sono state trovate, c'erano tre piroghe, sono state trovate, sono stati repertati 500.000 oggetti, e quindi è una valenza indubbia, e in più c'è una valenza naturalistica notevolissima. Qua ci sono gli aironi, ci sono gli aironi cinerini, c'è la nettigora, ci sono i biacchi, ci sono le rane, c'è di tutto, i cavalieri d'Italia. Quindi noi ci occupiamo di tutti e due questi aspetti, quella archeologica più conosciuta e anche quella naturalistica meno conosciuta. Quindi pensare che a Poggio Marino c'è l'aironio cinerino, a 5 km da Scafati ci sta il Germano Reale, oppure c'è il Martin Pescatore, è sorprendente. Però noi, insomma, ci crediamo e stiamo facendo questo enorme lavoro praticamente. Questa sera è una serata particolare perché c'è un percorso di luce lungo il tratto di questo parco fluviale, e c'è uno sbarco particolare, diciamo divino. Sì, questa sera c'è tra poco, insomma, ci sarà un momento di alta suggestione, un momento che veramente ogni volta che viene vissuto da coloro che sono spettatori provoca i brividi, provoca emozioni, provoca una ricongiunzione con le proprie parti più antiche praticamente. C'è lo sbarco del dio Sarno, noi abbiamo il dio Sarno qui, vive in mezzo a noi, e c'è l'ultimo lontraio del Sarno, uno degli ultimi lontrai del Sarno, che rievoca questo momento in cui c'è, diciamo, questa persona che tra l'altro è raffigurata nella casa dell'Arario a Pompei. Quindi c'è questo Sarno vestito con un abito turchese che con la propria imbarcazione attraversa il fiume, che è costeggiato da una serie di lucerne, e sbarca sulla sponda per portarci le sue fortune e la sua energia. Quindi noi riviviamo ogni volta con un'enorme emozione questo momento. Professoressa Solino, siete una delle principali artefici di quanto sta accadendo questa sera, ma di quanto sta succedendo su questo lembo di terra che, strano a dirsi, sembra quasi impossibile a pensarci, ma veramente concilia ambiente, natura e storia, archeologia, una parte di territorio spesso dimenticata, ma che voi con grandi sacrifici state portando avanti e cercando di far conoscere anche alle stesse persone di questo territorio che poco conoscono questa grande realtà. È vero, in effetti noi stiamo cercando di far rivivere una parte del territorio che era in degrado, era in abbandono, e quindi stiamo cercando di farla conoscere ai giovani soprattutto e a tutte le altre persone, perché combattere il degrado, riqualificare un territorio si può, bisogna volerlo, bisogna esserne convinti e bisogna esserne artefici in prima persona. Questa sera c'è questa rievocazione, ma in realtà sappiamo che c'è un calendario di appuntamenti. Noi ogni fine settimana, il sabato e la domenica, apriamo questo percorso per farlo fruire alle persone gratuitamente, naturalmente, e cerchiamo di animarlo con iniziative varie. Domenica prossima è la serata del plenilunio, della luna piena, e noi dedicheremo delle poesie alla luna con le nostre volontarie, le giovani che
appunto reciteranno alla Luna questi versi qui sul percorso di Longola. E poi il 26 invece presenteremo un libro che è sulle donne, sul problema del femminicidio in maniera particolare, e quindi 5 donne in carne e ossa, scritto dalla deputata Luisa Bossa. E poi questo è per il mese di luglio. Per il mese di agosto penseremo ancora a un altro calendario per coinvolgere le persone e soprattutto per fargli capire che questo è il loro territorio. Longola è un bene comune, una terra di mezzo fra i vari comuni, fra Poggiomarino, fra San Valentino, fra Striano, San Marzano. È un ponte gettato fra varie province, fra varie culture, fra varie mentalità, ed è appunto un ponte di pace, un luogo di giustizia. Dottore Fogliame, in Liberty Bis, un assessorato di tutto rispetto. Un assessorato importante con molte deleghe, perché tra affari generali a finire ai rapporti istituzionali, passando per la cultura, che secondo me è la cosa più importante, almeno per quello che è il mio ramo, per quello che sono le mie capacità, le mie competenze, ritengo di dover svolgere un compito importante, gravoso, ma lo farò, come ho fatto nei 5 anni pregressi, con tanta volontà e tanto impegno. Tra le deleghe anche il polverificio, dove lei insomma si è sempre impegnato. Impegnato in prima linea, praticamente rappresentavo il sindaco in tutti gli incontri istituzionali a Napoli con il dottor Angelini, che è il sovrintendente regionale, quindi della regione Campania, ai beni culturali. È un mio pallino portare assolutamente, insieme a quello di Pasquale Liberti, portare il polverificio finalmente alla piena disponibilità dell'amministrazione comunale di Scafati, e far sì che quindi i cittadini, come già stanno facendo, ne usufruiscono e ne potranno usufruire per tutto, dagli incontri culturali alle mostre. Adesso c'è Vittorio Miranda, nostro artista scafatese, conosciuto sicuramente in tutta Italia, di grande valore e di grande prestigio, ma questa è una delle tante cose che ho in mente di fare una volta acquisito il titolo completo di proprietà del polverificio da parte dell'amministrazione comunale. Giancarlo Fele, vice sindaco, assessore all'urbanistica, insomma delle cariche veramente importanti, a parte insomma quello del vice sindaco, che è veramente una responsabilità. Direbbe qualcuno come i grandi, no? Ci siamo fatti grandi. Urbanistica che io avevo già, e ritengo almeno hanno riconosciuto che l'abbiamo fatta in modo quantomeno buono. Il vice sindaco sì, è una cosa che non mi preoccupa, però conoscendomi, per la passione, per il tempo che metto, sicuramente allarga un po' la platea di interlocutori rispetto alla semplice urbanistica, perché avevi degli interlocutori tecnici ma limitati a quella materia. Adesso il vice sindaco, come ovvio che sia, abbraccia tutto. Avevo paura 3 anni fa di fare assessore all'urbanistica, paura no, una brutta parola, però avevo preoccupazione, non essendo materia mia, ritengo di averla fatta bene. Con la stessa passione mi accingo a fare il vice sindaco, onorato di essere vice sindaco di un sindaco che stimo molto, che insomma ho sempre ammirato, e quindi questa carica mi inorgoglisce tanto e ci metterò il doppio della passione. Ecco, parliamo della carica di vice sindaco. Secondo lei come è arrivata? Per i voti, per l'impegno nell'assessorato dell'amministrazione precedente? La carica di vice sindaco, a prescindere da quello che poi abbiamo letto su qualche quotidiano che voleva probabilmente polemizzare, non è mai stata messa in discussione. Io non ho mai sentito degli altri assessori papabili o di quelli là nominati qualcuno che avesse velleità di fare il vice sindaco. O meglio, la velleità probabilmente l'avevano tutti, ma in modo unanime, e in tutte le riunioni che abbiamo fatto, hanno indicato la persona del vice sindaco in Giancarlo Fele, e non so se per numero di voti, ma dei 7 assessori io sono l'unico che è già stato in giunta, quindi magari voglio prendere il lato buono di questa cosa, oltre l'amicizia che ho con loro, per avere un punto di riferimento che sapesse già un po' come funziona la macchina comunale vista dal lato degli assessori e non da quello del consiglio comunale. Le politiche sociali, ad Annalisa Pisacane, una donna, una grande donna. Notoriamente le donne sono più sensibili, forse per questo le ha dato insomma questo. Sia per la sensibilità, ma immagino anche perché, avendo un'attività di patronato, sono molto vicina alle persone già col mio lavoro, quindi conosco una minima parte del nostro territorio, già le difficoltà col mio lavoro. L'ambito sociale è quello che mi piace particolarmente, anche perché oggi le difficoltà sono tante.
nel mio piccolo quello che posso fare, cerco di interagire già col lavoro, oggi se posso di più con le politiche sociali, con i finanziamenti da parte sia del piano di zona, della regione, quello che abbiamo stanziato noi come comune, mi fa piacere cercare di interagire ancora di più con le persone in difficoltà, quali i disabili, gli anziani, gli ex detenuti, quindi amo tanto questo tipo di ruolo, spero di riuscirci al meglio, perché le difficoltà si conoscono e sono a livello nazionale, quindi oggi è un ruolo abbastanza pesante, mi sono presa una bella responsabilità, spero di riuscirci veramente. Ecco, le politiche sociali, insomma, un settore abbastanza importante, ci può dare qualche anticipazione su qualche progetto, qualche tema che le porterà in consiglio? Al momento è un po' difficile perché sono passati appena pochi giorni, sono riuscita ad interagire con la responsabile, con la dottoressa di Somma, un po' col piano di zona. Ho delle idee e non sono riuscita ancora a capire i progetti che stanno ancora in corso d'opera, quanto scadono e quelli che dovremmo mettere in campo, però nei miei pensieri, nelle mie iniziative è quello di creare una persona che ci dà la possibilità che interagisca con la regione, col piano di zona, che ci faccia conoscere ogni giorno i piani o i progetti che sono in campo e che noi possiamo cercare di attingere come comune. Espedito De Marino per lei è un assessorato alla pubblica istruzione, allo sport, ce ne parli un po', insomma, anche dei progetti che pensa e vuole mettere in campo. In un qualche modo sono deleghe che si intersecano, secondo me, pubblica istruzione, sport, formazione professionale e politiche per il lavoro, quindi ce n'è un po' per tutti, è una sfida importante, è una cosa a cui tenevo e quindi sono grato a chi mi ha scelto, dal sindaco Aliberti alla lista Grande Scafati, e anteporrò, l'ho detto già, a tutti i miei altri impegni anche di natura professionale, di natura privata, affinché possa svolgere questo ruolo veramente 20 ore al giorno. Lo dico anche in televisione in maniera che si sappia, chiunque abbia idee, chiunque abbia qualche necessità può veramente contattare me e l'assessorato in qualsiasi momento della giornata. Le idee sono tante, per la formazione professionale ho già contattato l'assessore di riferimento, che poi è un mio amico, l'assessore Nappi in Regione Campania, il quale già ci ha progettato una serie di interventi da fare e da far finanziare all'Europa, quindi non solo per finanziare l'opportunità dei giovani ma anche dei meno giovani. Oggi purtroppo si resta inoccupati pure a 40 e pure a 50 anni, bisogna ricollocarsi, bisogna metterli nel segmento lavoro, perché altrimenti ecco, le famiglie finiscono, insomma la dignità, l'importante è avere la libertà che ti dà solamente il lavoro, nel senso che se sei libero dal punto di vista economico sei libero anche intellettualmente. La scuola e lo sport sono due cose che in qualche modo cammineranno insieme, abbiamo strutture sportive importanti che possiamo utilizzare per la scuola e la scuola deve essere in un qualche modo sponsor dello sport. Questa città attraverso lo sponsor ha avuto momenti di gloria importanti, non dobbiamo cadere nella tentazione di lasciar perdere, assolutamente no. Sindaco, finalmente la giunta, un lungo ragionamento secondo alcuni. No, è stato assolutamente breve il ragionamento, problemi tecnici innanzitutto, insomma c'è stata la proclamazione degli eletti che è avvenuta non più di 10 giorni fa, quindi poi subito dopo la proclamazione insomma, abbiamo notificato una giunta che avevamo pensato già insomma, nei giorni scorsi. Certo, insomma, c'è anche qualche novità, soprattutto la presenza di un tecnico, un uomo di alto profilo all'interno della giunta che è prevalentemente politica, che tiene conto naturalmente del lavoro fatto in questi 5 anni, quindi che ha valorizzato soprattutto chi ha lavorato, chi è stato premiato insomma, anche dall'elettorato sul piano del consenso, chi aveva naturalmente capacità, energia, voglia, passione di produrre cose buone per la città nei prossimi 5 anni. Oggi ci sarà anche il ministro Carfagna, insomma lei l'accompagnata per tutto il tour elettorale e anche oggi non fa mancare la sua presenza. È un augurio naturalmente per Mara che insomma, diventi ministro nella prospettiva. La sua presenza qui a Scafati è il segnale naturalmente di un'interazione che c'è tra il governo nazionale da una parte e il governo locale e soprattutto di questo insomma, connubio politico, tra virgolette, di questo legame politico con Mara che non è qui quando ci sono le campagne elettorali, ma che è qui anche quando c'è da assumersi la responsabilità o le responsabilità che derivano naturalmente dal governo del territorio. La prossima settimana ci sarà il primo consiglio comunale della Liberty Bis. Di cosa si discuterà? Oltre alla presentazione insomma, degli assessori, del consiglio?
Beh, sarà insomma un consiglio comunale di presentazione delle linee guida o delle linee programmatiche che abbiamo messo in campo in questa campagna elettorale e che tengono conto anche del bilancio che andremo ad approvare il 31 di luglio, che significa che in questi giorni abbiamo lavorato intensamente, tant'è vero che uno dei primi atti che andremo a produrre nella prima giunta sarà la nuova pianta organica, quindi l'individuazione dei dirigenti, dei livelli di responsabilità, delle procedure amministrative. E poi il bilancio, ho detto, il 31 luglio, il che significa che in questi giorni abbiamo lavorato anche con grande energia sullo strumento più importante. Dopo il varo della giunta arriva anche il primo consiglio comunale della Liberty Bis, un consiglio comunale che sulla carta doveva essere l'occasione per il giuramento del primo cittadino e l'esposizione delle linee guida per i prossimi 5 anni, si è trasformato, dopo un inizio piuttosto soft, in un campo di discussione, riaccendendo le amare polemiche che hanno accompagnato la campagna elettorale. Un consiglio comunale che si è caratterizzato anche per la mancata elezione del presidente del consiglio. Il presidente designato, nonché il più votato nell'ultima tornata elettorale, Pasquale Coppola, rimane deluso per i 16 voti della maggioranza e le 9 astensioni, che rimandano la sua elezione a presidente al successivo consiglio comunale. Primo consiglio comunale della nuova giunta, l'opposizione tutti presenti, insomma si comincia a ragionare, insomma il sindaco lancia anche un appello alla una collaborazione e una opposizione costruttiva. Vabbè, questa è una diciamo, condizione che verificheremo nel tempo, perché ovviamente non è solamente questione di dire, è questione di concretizzare quello che in effetti si dice. Il primo consiglio comunale, ovviamente c'è stata la presenza sia di maggioranza che di opposizione, c'è stata la prima votazione sul Presidente del Consiglio, ovviamente ci voleva una maggioranza qualificata che non c'è stata, si ripeterà tra una decina di giorni per eleggere il Presidente del Consiglio. Poi ci stanno in questo momento le dichiarazioni programmatiche che sta facendo il sindaco, noi ci auguriamo che queste dichiarazioni programmatiche possano essere verificate concretamente sia dal punto di vista economico e sia su quelle che sono le cose reali che saranno realizzate per il Paese, non solamente ovviamente promesse elettorali, continuando una campagna elettorale. Questi primi passaggi e questi primi progetti posti, diciamo, comunicati dal sindaco in questo momento soddisfano, insomma, almeno la sua parte dell'opposizione? Queste sono delle dichiarazioni verbali. Io per la verità mi aspettavo anche di trovare in pandetta quelle che sono le dichiarazioni, le proposte, ma proposte anche scritte, non solo ascoltate in Consiglio Comunale, perché ovviamente ascoltate solamente in Consiglio Comunale non hanno una grande rilevanza. Io mi auguro che queste possano essere concretizzate poi per iscritto, vederle e poi vederle trasfuse nel bilancio comunale, perché poi il momento più importante per il Consiglio Comunale è quello del bilancio, quello che si dice deve trovare ovviamente una ragione della spesa, avere i soldi, finanziarle, dire insomma questa è la realtà della politica, se no tutto diventa parlare. Si concretizza l'appuntamento annuale con trame africane, ma c'è un pienone esagerato. Beh, abbiamo temuto le botte, nel senso che dire di no agli amici, soprattutto a chi ti sostiene da tanti anni, dire che non c'è posto non è sicuramente piacevole, però l'ultimo giorno siamo stati costretti a chiedere la cortesia di non venire senza biglietto, perché sarebbe stato veramente impossibile entrare. È una grande gioia, sicuramente una gioia che va a completare quella che ho riportato dall'Africa, perché sono tornato da poco e vedere i progetti andare avanti, crescere, funzionare, cioè oggi qualcosa che funziona è già di per sé un evento, ma vederlo poi in quel modo è veramente qualcosa di straordinario in quella realtà, quindi stasera si completa un po' un certo percorso di felicità. Sicuramente da domani mattina dobbiamo riprendere a lavorare, perché poi per sostenere le tante iniziative, dall'ospedale, ma alle borse di studio, all'orfanotrofio, all'asilo per i bambini di strada, alla scuola Italia Cucina, insomma sono tanti, non voglio ripeterli perché non farei in tempo, ma c'è bisogno purtroppo di darsi da fare e raccogliere quanto è necessario per poterli portare avanti. Quindi stasera è una serata comunque magica, perché il posto lo è, ma i tanti amici, l'affetto, l'atmosfera che si respira qua dietro, sono venuti tutti con entusiasmo, anzi addirittura stamattina qualcuno mi ha chiamato, era arrabbiato quasi con me, perché dice: ma come non mi hai chiamato, non me l'hai detto? Dice: ma a me mi avevano detto che eri impegnato, quindi
conoscevo le date, quindi no, noi veniamo, incastriamo, facciamo, insomma, quindi che c'è da dire, insomma, è una testimonianza di quello che è veramente il Panafricano, una catena di solidarietà che sta realizzando qualcosa assolutamente di meraviglioso. Anche quest'anno testimonial, hai dato il tuo contributo per Panafricane. Beh, tanto pubblico questa sera, forse insomma, c'è tanta attenzione verso Trame Africane, ma c'è anche insomma, questo bel successo di Made in Sud. Sì, Trame Africane è una delle poche realtà vere che, insomma, nel settore. Trame Africane, che devo dire, stiamo tramando di poter migliorare questa cosa, sperando che l'anno prossimo ne siamo sempre di più, sia come artisti sia come gente. E in su camera, qua la telecamera devo guardare, ragazzi. Due microfoni dove mi sento veramente importante. Devo dire forza Trame Africane, è una cosa in inglese, spannita voce, ditelo a tutti, ciao. Siamo molto soddisfatti anche perché la collaborazione con Trame Africane da parte del Triordine Produso Massa, insomma, parte alle origini, proprio 12 anni fa. Quindi anche vedere poi le nuove generazioni di comici che si alternano sul palco è sicuramente una bella soddisfazione. Pasquale Coppola, che ovviamente e gli altri collaboratori ovviamente hanno un merito enorme, perché diciamo, riescono a dare un senso oltre la risata. E quindi anche col sorriso si può cercare di aiutare le persone che ovviamente non sono fortunate come noi. C'è tanta gente perché conosce Pasquale, chi non conosce Pasquale non può non seguire Pasquale, quindi infatti io lo dico spesso quando mi trovo sul palco ad accompagnare Trame Africane, appena Pasquale mi chiama sto tornando dall'Africa, sto tornando, io non faccio niente la mattina sera, sono molto pigro, allora se c'è una persona che lo fa al posto tuo e se possiamo dare una mano io ci sto, anche se dico sempre Magazine Food, Magazine Food, però spesso è anche l'antitesi del Magazine Food, anzi di queste cose ce ne fotte come.